La cataratta è una patologia che affligge le persone che hanno più di 60-65 anni. È una patologia che comporta l'opacizzazione del cristallino, ossia della lente che abbiamo all'interno dell'occhio e che utilizziamo per mettere a fuoco gli oggetti da vicino e da lontano. Questa lente, dopo i 40 anni, comincia a perdere di funzionalità, la sua elasticità viene meno e di conseguenza parliamo della cosiddetta presbiopia. Andando avanti nell'evoluzione, questa lente diventa anche opaca e si trasforma quindi in cataratta. Patologia che comporta nel paziente, negli stadi iniziali, una difficoltà a distinguere i colori, fino ad arrivare alla parte più evoluta di questa patologia che comporta anche la perdita di quantità della vista. L'intervento di cataratta attualmente si effettua con tecniche di microchirurgia oculare, di conseguenza è un intervento sicuro ed efficace. Quindi effettuiamo una microincisione a livello limbare della cornea, nella sua periferia, per effettuare l'accesso con uno strumento che è il faco emulsificatore e che ci servirà per frammentare il nucleo del cristallino che è all'interno dell'occhio. Ed è questa lenticchia qui, aspirarla attraverso la microincisione che già abbiamo effettuato e al suo stesso posto inserire una lente multifocale. L'intervento si esegue in anestesia topica, quindi con colliri, non serve effettuare iniezioni o punture di alcun genere e solitamente effettuiamo un occhio alla volta a distanza di 15 giorni uno dall'altro. Per l'intervento di cataratta utilizziamo due tipi di lenti artificiali intraoculari. Un tipo è monofocale e ci permette una buona visione da lontano, ma abbiamo bisogno di occhiali per leggere. E l'altro tipo che utilizziamo nelle nostre strutture è una lente multifocale di ultima generazione che ci permette una buona visione da lontano per distanza intermedia, che sia il computer, e per distanza ravvicinata, quindi per la lettura. Dopo l'intervento di cataratta sono necessari alcuni accorgimenti. Bisogna effettuare una terapia sotto forma di antibiotici ed antinfiammatori, in collirio da portare avanti circa un mese dopo l'intervento.